Eccoci, siamo pronti anche oggi per una nuova puntata del nostro podcast. Accanto a me Davide Savelli con l'argomento del giorno. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air. Oggi parliamo per frasi fatte. Insomma, ci immergiamo nello spumeggiante mondo dei modi di dire e nella loro storia. Comincio con la domanda di Vanessa e Giuseppe, che tra l'altro ci scrivono da Lipsia. Ecco la curiosità. Buongiorno professore. Recentemente abbiamo visitato l'abbazia di Chiaravalle di Fiastra nelle Marche, un luogo splendido. Davanti alla sala del capitolo, un cartello illustrativo spiegava l'origine del modo di dire non avere voce in capitolo. Ecco, trovando questo collegamento diretto fra il Medioevo dei monaci e la lingua italiana moderna, ci siamo emozionati e ci siamo chiesti quanti e quali altri modi di dire oggi ancora in uso derivano da usi e costumi e cultura medievali. Ecco, magari spieghiamo innanzitutto. Certo. Che bello che si sono emozionati, però. Sì, la sala del capitolo è la sala dove si riunisce l'assemblea. Sostanzialmente il capitolo è l'assemblea o di tutti i monaci di un monastero, o anche di tutti i monaci o frati di un intero ordine, o almeno dei loro dirigenti, e dove si prendono le decisioni. E dove quindi si può parlare, proporre e soprattutto votare, perché voce in questo caso va inteso sì come il diritto di intervenire, ma soprattutto come il diritto di voto poi al momento in cui si decide. E quindi non avere voce in capitolo vuol dire che magari, come magari poteva capitare per esempio ai conversi, nei monasteri c'erano i monaci veri e propri che dovevano aver studiato perché dovevano conoscere il latino, la musica e così via per poter pregare in coro tutti insieme. Però molto presto nei monasteri compaiono anche figure di persone che sono state accolte nella comunità, ma non sono persone che hanno studiato e che fanno i lavori manuali sostanzialmente. Quelli sono i conversi, i quali magari possono assistere al capitolo, ma votare no, naturalmente. Dopodiché sì, di modi di dire che hanno origini medievali ce ne sono tanti, Oggi forse non si usa più molto spezzare una lancia in favore di qualcuno, però tutti sanno cosa vuol dire. Come dire, ha a che fare ovviamente con la giostra medievale, non tanto il torneo quanto la giostra, cioè quella situazione in cui due cavalieri si sfidano e dopo una certa epoca anche con un bello steccato che li divide per evitare che i cavalli si facciano male e galoppano uno contro l'altro cercando di colpirsi con la lancia e buttarsi giù da cavallo, lo scopo è quello. Ora, quello che magari non è ovvio, che noi non siamo più pratici, è che quando colpisci l'avversario la lancia si rompe, si spezza. È ovvio, la lancia è un oggetto che costa poco, si produce in massa, ecco, quindi ogni volta che la usi, se azzecchi il colpo, si rompe di solito 9 volte su 10. E quindi spezzare una lancia vuol dire quello, cioè spendersi per qualcosa occasionalmente, una volta tanto. Spezziamo una lancia, dai. Molto più comune, direi, perché lo usiamo tutti i giorni, è mettere tavola. E mettere tavola, se uno non ci pensa, noi pensiamo che voglia dire appunto la tovaglia, i piatti. Invece mettere tavola voleva dire in origine proprio mettere la tavola, che non esisteva come mobile. Nel Medioevo non c'era lo spazio specializzato, la sala da pranzo sempre pronta con la sua tavolona, le sedie, non c'era niente. Panche e soprattutto una tavola, una plancia, cioè da mettere su cavalletti. E quindi quando si pranzava si metteva letteralmente la tavola. Uno che forse molti ormai sanno, perché anche Chiara Frugoni l'ha raccontato nei suoi libri, è un altro paio di maniche. Questa cosa è un altro paio di maniche. E questo deriva dal fatto che nel gusto dell'abbigliamento medievale ci sono stati periodi in cui si amava poter variare i vari pezzi che componevano un abito. E quindi le maniche non erano necessariamente cucite alla tunica, ma potevano essere una cosa che era separabile, magari anche cucendola e scucendola, e se no con bottoni, asole, legacci, così via, e quindi tu potevi variare il tuo abito con un altro paio di maniche, ecco appunto. Poi naturalmente cose che noi diciamo continuamente, tipo mi raccomando, che ha perso qualunque solennità, cioè non dimenticare di comprare il pane, mi raccomando, oppure anche per noi un po' più solenne, sono nelle tue mani, no, mi metto nelle tue mani. E queste cose invece derivano direttamente da quelle relazioni che nel mondo medievale erano molto importanti e solenni, già nell'alto medioevo, nel mondo dei barbari, dei longobardi, dei franchi, ci si raccomandava a un uomo potente
e se eri tu stesso un uomo di una certa importanza, un uomo di panza, potevi raccomandarti al re, perché chiunque fosse potente poteva elargire protezione e amava avere altre persone che si erano appunto raccomandate. E questo si faceva con un gesto che poi diventa quello del vassallaggio. Quando queste cose si evolvono verso il sistema feudale, diventare vassallo di qualcuno e giurargli fedeltà e servizio per tutta la vita si faceva proprio inginocchiandosi davanti al Signore, offrendogli le mani, che lui poi prendeva e ti rialzava e ci si baciava. Ecco, quindi mi metto nelle tue mani rimanda direttamente a questa abitudine medievale. E poi c'è cosa fatta capo a, che è un proverbio, diciamo, più che non un'espressione, un modo di dire, e questo ha un'origine molto specifica e in realtà lo dice Dante, è un verso di Dante, però lo attribuisce a un personaggio specifico che è un protagonista di una storia che a loro nel Medioevo, dal 200 in poi, interessava tantissimo, e cioè perché esistono i Guelfi e i Ghibellini? Perché in ogni città d'Italia la nobiltà è spaccata in due fazioni rivali che si odiano ferocemente? E la spiegazione era che tutto questo era nato un po' di tempo prima a Firenze, in un litigio fra due grandi famiglie nobili, perché c'era un nobile Buondelmonte dei Buondelmonti che aveva promesso di sposare una ragazza della famiglia degli Amidei e poi invece si era rimangiato tutto. In modo scandaloso, non si era presentato il giorno delle nozze perché si era innamorato di un'altra famiglia. E poi c'è tutto un tentativo di rimetterli d'accordo, però Buondelmonte non chiede scusa. E allora alla fine c'è questa riunione di famiglia, gli Amidei e tutti i loro amici, fra cui i Lamberti, che discutono, adesso cosa facciamo? E abbiamo perso la faccia, questo qua ci ha offesi mortalmente, ci dobbiamo vendicare. E come ci vendichiamo in questo modo qua, in quest'altro? E poi alla fine appunto il Mosca dei Lamberti dice, senti, facciamola finita, ammazziamolo e basta. E Dante gli attribuisce appunto questo commento finale, disse il Mosca dei Lamberti, cosa fatta? Capo A. Cioè una volta che una cosa è fatta è arrivata alla fine, il capo nel senso del punto d'arrivo, no? È arrivato alla fine, al capolinea e non c'è più da discuterne, quindi facciamolo. E invece andare a Canossa? Andare a Canossa, questo si riferisce invece a un episodio autentico durante la lotta per le investiture, cioè il grande scontro fra il Papa e l'imperatore nell'undicesimo secolo per stabilire chi dei due era stato messo lì da Dio per comandare al mondo cristiano. E c'è un momento in cui il Papa Gregorio VII, che da un punto di vista militare è più debole ovviamente, però ha delle armi spirituali, come si dice. C'è un momento in cui Gregorio VII scomunica l'imperatore Enrico IV. E questa cosa ha un impatto forte, un impatto politico, perché se sei scomunicato, tutti quei tuoi sudditi o vassalli che magari avrebbero una mezza ideuzza di ribellarsi, e però non lo fanno perché si dicono gli ho giurato fedeltà e lui è l'imperatore, dice no, l'imperatore è scomunicato dal Papa. Quindi vuol dire che chiunque gli ha giurato fedeltà non è più obbligato, a uno scomunicato non sei obbligato a mantenere la fedeltà, no? Ecco, tanto che Enrico IV a quel punto deve assolutamente chiudere la cosa e ottenere che il Papa gli tolga la scomunica. E quindi va a cercare il Papa che è in Italia, nel castello di Canossa, ed è nel castello di Canossa perché un grosso pezzo dell'Italia centrale a quell'epoca è governato da una donna, Matilde, di Toscana, che possiede ovviamente moltissimi castelli, ma in quel momento risiede a Canossa, e il Papa è ospite suo, e l'imperatore Enrico IV viene a Canossa, appunto, va a Canossa dal Papa a implorare perdono. Dopodiché poi c'è tutta la storia che il Papa lo fa star fuori 3 giorni nella neve in ginocchio, ecco, alla fine però lo perdona. E devo dire che oggi, studiando con più finezza il linguaggio della politica dell'epoca, oggi però si tende a dire sì, Enrico IV non poteva far diversamente, però in realtà è anche lui che ha messo il Papa alle strette, perché il Papa, quando uno viene penitente a chiedere perdono, non può dirgli di no, lo deve perdonare. Puoi farlo aspettare, ma alla fine lo devi perdonare, quindi gli devi togliere la scomunica.
C'è una domanda di Tommaso da Schio, provincia di Vicenza, che vorrebbe sapere qualcosa su un detto particolare. Buongiorno professore, volevo chiederle con particolare curiosità l'origine dei modi di dire e dei proverbi, con particolare attenzione al modo di dire piove, governo ladro. Inoltre volevo ringraziarla anche per il tempo che ci dedica con il suo podcast. Allora, piove, governo, ladro. Questa ha un'origine precisa, nel senso che ovviamente a un certo punto i lessicografi, cioè gli studiosi delle parole, gli autori di vocabolari, si sono chiesti anche questa cosa, da dove viene. E nel dizionario del Panzini, 1905, c'è la risposta. Nasce da una vignetta su una rivista satirica. Siamo subito dopo l'Unità d'Italia, 1861. È in programma una dimostrazione della sinistra a Torino, dei mazziniani. Il giorno della dimostrazione piove e quindi non va nessuno. E su un giornale satirico dell'epoca esce questa vignetta che fa vedere tre mazziniani che si mettono al riparo dalla pioggia e dicono piove, governo ladro, appunto, è il governo. Peraltro questa cosa, anche se in italiano nasce lì in quella forma, ci sono delle radici molto più antiche, nel senso che c'è un passo di Sant'Agostino, e quindi siamo nella tarda antichità, ok? Quarto, inizio quinto secolo. C'è un passo di Sant'Agostino in cui in sostanza Sant'Agostino dice: i pagani incolpano i cristiani di qualunque cosa succeda. Ormai siamo abituati a sentire queste frasi, sono diventate dei modi di dire. Per esempio, non piove? È colpa dei cristiani. Questo è il contrario, lì la siccità e non la pioggia, però evidentemente il meccanismo mentale è lo stesso. Un altro Tommaso insieme a Giulia scrive: ci chiedevamo l'origine del modo di dire braccio destro, inteso come stretto collaboratore di una posizione di potere. Che sia un riferimento alla destra del padre, quindi origini cattoliche? Ah no, io questo credo di no. Credo che sia proprio il fatto che il braccio destro è molto più importante del sinistro, cosa che oggi a noi può diventare, come dire, può sembrare, parlo ovviamente della maggioranza di persone che non sono mancine, chiaramente, certo. No? Ecco, io credo che ancora qualche decennio fa, quando scrivere voleva dire prendere la penna e muoverla su un foglio, avremmo tutti pensato automaticamente che il braccio destro è più importante del sinistro, no? Invece per come scriviamo adesso, direi che quella cosa lì è finita. Ed effettivamente nella nostra vita quotidiana non ci sono più molti casi in cui il braccio destro è più importante del sinistro. Per un cavaliere medievale era alquanto più importante, perché, come dire, il modo in cui sai maneggiare la spada è una cosa da cui dipende la tua vita. Michele da Monte Urano, provincia di Fermo, Marche, chiede: io sono marchigiano e da sempre sento dire meglio un morto in casa che un marchigiano alla porta. E sempre chi mi ha spiegato il perché di tale modo di dire asseriva che derivasse dal fatto che i marchigiani erano gli esattori delle tasse dello Stato Pontificio. Ma è possibile che solo i marchigiani ricoprissero questo ruolo di esattori? Esiste una motivazione per cui proprio i marchigiani? No, non credo che sia questa cosa, anche se si sente dire effettivamente gli esattori delle tasse. In Romagna io l'ho sentito dire molte volte. Immagino, perché voi confinate con le Marche. Certo. Invece io che ho studiato a Pisa, ho sentito dire meglio un morto in casa che un pisano alle porte. Certo. Quindi appunto direi che in questo caso non c'entra lo Stato Pontificio. È uno dei modi con cui, come dire, viene fuori quella piacevolissima qualità di noi italiani, cioè di odiarci gli uni con gli altri, specialmente di odiare e offendere quelli più vicini, difatti, sì. Olivia da Londra domanda: gentile dottor Barbero, ci chiedevamo da dove avesse origine il modo di dire fare la scarpetta, nel senso di pulire con il pane il sugo lasciato dalle pietanze. Allora, io questo devo dire che non lo sapevo, sono andato a documentarmi e dunque intanto ho scoperto che l'Accademia della Crusca fa un lavoro straordinario, illustrando sui siti mettendo una quantità di analisi estremamente sofisticate e raffinate per spiegare l'origine delle parole o dei modi di dire. L'Accademia della Crusca mi ha anche insegnato che non bisogna star dietro a quelli che dicono che è un gesto volgare fare scarpetta, che non si dovrebbe fare, cioè magari quella volta che ti invita a pranzo la regina d'Inghilterra, no.
ma nella vita normale è addirittura consigliato dai grandi chef farlo. Per esempio Gualtiero Marchesi pare che abbia detto: è un segno di rispetto verso il piatto fare scarpetta e non buttare via il sugo rimasto. Detto questo, è interessante il metodo, perché come fai a sapere l'origine di un modo di dire? Intanto vai a cercare le attestazioni più antiche. E lì ho imparato che bisogna diffidare dei vocabolari che spesso dicono: la prima attestazione è in questo libro del 1952, perché invece gli accademici della Crusca hanno fatto tutto un lavoro di ricostruzione andando molto, ma molto più indietro, e si trovano già nell'Ottocento delle attestazioni di questa abitudine, in dialoghi in romanesco, per esempio, pubblicati su riviste ottocentesche. C'è un personaggio a un certo punto che dice, in romanesco, mi tocca purtroppo dirlo io col mio accento piemontese, ma comunque, fammi fa la scarpetta sto tantino de sugo. E si dice a quel punto che in realtà esistesse un modo di dire toscano equivalente, che era fare un ritocchino, ma è uno di quei casi in cui il modo di dire toscano è stato cancellato da un modo di dire romanesco. E non solo romanesco, perché in realtà ci sono anche vocabolari del dialetto abruzzese che già nell'Ottocento registrano questo modo di dire fare la scarpetta. Dopodiché si vorrebbe anche sapere perché si dice così. Ecco, e su questo è più difficile essere sicuri, ma io devo dire ho trovato una interpretazione che secondo me è poetica ed è molto bella, perché fare una scarpetta, anche qui dovrei dirlo in abruzzese, fane scarpette. C'è un dizionario abruzzese che registra questa locuzione, fane scarpette, per dire fare una passeggiata. E allora il discorso è che è il tuo pezzetto di pane che fa la sua passeggiata piatto, intorno al piatto, per tirare su il sugo. Io lo trovo bellissimo, e ci credo. Allora, curiosità sulla storia dei modi di dire, ne abbiamo veramente una quantità esorbitante. Facciamo così: io gliele ho raccolte quasi, non quasi tutte, ma un po' in un elenco, e adesso gliele propongo a raffica e vediamo cosa succede. Ci sta? Ci sto. Sì. Ok, ovviamente risposte un po' secche e brevi. Siamo al verde. Allora, siamo al verde, sembra che non ci sia alcun dubbio, perché già i vocabolari della Crusca del 600 registrano questa cosa e la spiegano. In molti casi il fondo della candela era verde. In particolare a Firenze, nelle aste pubbliche in cui si vendeva all'incanto la roba, il fondo della candela che si usava era verde, e la regola era: quando la candela è finita, l'asta è chiusa. E quindi siamo al verde vuol dire ormai siamo agli sgoccioli, sta finché poi la stessa cosa, di nuovo, gli sgoccioli della candela, naturalmente, sta finendo la candela. A babbo morto. Allora, babbo morto vuol dire che nell'epoca beata in cui i giovani di ricca famiglia, finché il papà era vivo, venivano tenuti con le briglie strette, e il papà comandava, e però il giovanotto spendeva e spandeva, e quando chiedeva soldi al babbo, mica sempre il babbo dava i soldi, no? Allora si va dall'usuraio e ci si fa fare un bel prestito, chiarendo bene nel contratto che io adesso non lo posso restituire, però quando muore il vecchio invece pago tutto. Il gioco non vale la candela. E siamo sempre con le candele, e ancora una volta, giochi ai dadi, all'osteria, si giocava tantissimo d'azzardo nel Medioevo e nell'età moderna. Si gioca, e quando fa buio, e beh, si continua a giocare, d'inverno fa buio alle 5, mica smetti di giocare, certo che giochi. Certo, devi pagare all'oste la candela, naturalmente, ma giochi. Certo che se fate queste puntate da un centesimo, allora il gioco non vale la spesa della candela. Avere le gambe che fanno Giacomo. Ah, questo è difficile, questa è difficilissima, tanto che non c'è nessuna certezza, ci sono un sacco di dati. La prima attestazione addirittura all'inizio del 500, nel Baldus del Folengo, quindi in un poema burlesco, mezzo latino, mezzo italiano, latino maccheronico, come si diceva. Quindi la locuzione è molto antica. Cosa voglia dire, perché si dica così, non lo sa nessuno con certezza, ma a me è piaciuto molto una cosa che racconta sempre la Crusca, e cioè che nelle valli dei Grigioni, del canton dei Grigioni, c'era un gioco da bambini che si ispirava a leggende religiose sulla morte di San Giacomo, e che nel loro dialetto fer Giacum voleva dire morire. Quando uno schiatta è perché ha fatto Giacomo.
Io addirittura invece sapevo che fosse legato al cammino di Santiago di Compostela. Ma infatti c'è anche questa ipotesi che molti sostengono, appunto certezze non ce ne sono. Però a me i bambini ladini dei Grigioni che dicono Fer Jacum Jacum per dire schiattare, devo dire che mi piace di più. Piantare in asso. O rimanere in asso, però piantare in asso secondo me è più... Oggi si dice quasi solo piantare in asso, invece in origine si diceva di più rimanere in asso, nel senso che le prime attestazioni, che sono addirittura nel 200, sempre quasi dalle tue parti, a Bologna. C'è questa canzone, il Serventese dei Lambertazzi e dei Geremei, che è appunto una canzone politica sulla guerra fra queste famiglie nobili, e lì si dice per la prima volta di quei cavalieri che sono stati sconfitti e romase in asso, sono rimasti in asso. Dopodiché, rimanere in asso o piantare in asso, la spiegazione più diffusa ha a che fare con l'asso, come appunto l'uno ai dadi o alle carte, che in molti casi è la cosa che vale meno, in altri casi vale di più, ma comunque. Devo dire che non è una grande spiegazione, perché piantare in asso, a me non piace molto, mi piaceva molto di più, ma sembra che non sia vera, quella che è stata tirata fuori a un certo punto, e cioè che derivi in realtà dal mito di Teseo e Arianna, quando Teseo, che ha sconfitto il Minotauro grazie all'aiuto di Arianna, lei innamoratissima, sì, amore mio, partiamo insieme, dopodiché lui si scoccia e la pianta dove? A Nasso, nell'isola di Nasso. Quindi Arianna piantata in Nasso, già nel 600 c'erano letterati che dicevano la vera origine è questa. In realtà pare di no, perché appunto se lo dicevano già i poeti bolognesi del 200, che non credo si interessassero molto al mito di Teseo, non deve essere quella, però era bella. Mangiare la foglia. Allora, mangiare la foglia, questo qui invece è colpa dell'Odissea, perché quando Ulisse è prigioniero di Circe e si rende conto che questa gli sta trasformando tutti i compagni in porci, però qualcuno gli insegna, chi è il dio Hermes, se non sbaglio, c'è sempre il Deus Ex Machina che arriva giù, e gli dice, guarda, se mangi una foglia di quella certa pianta, sarai immune dalla magia di Circe. E quindi da allora mangiare la foglia vuol dire aver sgamato e aver capito come fare per cavarsela. Mandare a monte. Mandare a monte viene di nuovo dal gioco delle carte. Come si vede, il gioco era l'attività principale dei nostri antenati. Non parlavano d'altro che di quello. E con le carte, quando tu stai dando le carte, per esempio, stai dando e poi però a un certo punto ti sei sbagliato e allora niente, tutto a monte, si riammucchia tutto e si rifà il mazzo. Vecchio come il cucco. Anche vecchio come il cucco, non lo sa nessuno con certezza, ma anche questa è una cosa antica, anche questo si trova già nel 500, eh? C'è un testo di un tuo conterraneo, il romagnolo Tommaso Garzoni, no? Il quale nel suo libro in cui racconta tutti i mestieri del mondo, parla male dei macellai, che dice tu hai ordinato della carne buona e poi ti mandano a casa della carne vecchia come il cucco. E questa è la prima attestazione. Dopodiché, chi sia il cucco non lo sa nessuno. C'è tra l'altro un racconto grandioso di Achille Campanile che dice proprio questo, no? C'è gente che sta parlando, dice ah, è vecchio come il cucco, e uno dice già, ma quanto è vecchio il cucco? Dice no, secondo me almeno del secolo scorso. Dice no, secondo me il cucco è molto più vecchio. Dopodiché la spiegazione più attendibile è che c'entri il profeta Abacuc, il quale è sempre rappresentato come un vecchione cadente, e quindi avremmo vecchio, e infatti noi diciamo anche vecchio Bacucco, che è sempre di nuovo il profeta Abacuc, quindi probabilmente anche il cucco è sempre lui. Fare la gatta morta. Allora, fare la gatta morta è una cosa su cui ha avanzato una teoria straordinaria il mio amico e collega Alessandro Vitale Brovarone, grande filologo e linguista. Dunque, fare la gatta morta, sappiamo tutti cosa vuol dire, no? La sua ipotesi, che non so se è vera, però se non è vera è ben trovata, è che derivi da catamites, o catamita, che era un termine greco e romano classico in quell'epoca in cui la loro sessualità era in certi campi molto più libera della nostra, ed era in particolare molto frequente avere rapporti con ragazzi, ed era anche molto frequente allevarsi dei ragazzi che erano di fatto destinati alla prostituzione o comunque all'attività sessuale,
e volutamente effeminati. Ecco, un catamites è un compagno di letto che è un giovane molto effeminato e si vede molto nei comportamenti, eccetera. È la teoria di Vitale Brovarone, che analizza naturalmente anche da un punto di vista fonetico l'evoluzione possibile, e che da questo catamites derivi la nostra gatta morta. Il tempo è scaduto, professore. Arrivederci a tutti. E per arricchire i vostri modi di dire in forma un po' colorita e divertente, vi segnaliamo la lettura del Dizionario Storico dei Gerghi Italiani dal 400 a oggi, ad opera del compianto Ernesto Ferrero, pubblicato da Mondadori nel 1991. Buona lettura. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media e Intesa San Paolo On Air, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari. Cura editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi. Project manager Marco Paltrinieri. Supervisione del suono e musiche Luca Micheli. Post produzione e montaggio del suono Andrea Girelli. Coordinamento post produzione Matteo Scelsa. Fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios. Fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli. Io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana, ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiediloabarbero@coramedia.com oppure con un messaggio WhatsApp, anche vocale, al numero 345-09-83-998. E attenzione, da adesso in poi saremo felici di ricevere anche i vostri video messaggi in qualsiasi formato vorrete inviarceli. A presto!